a me. Non puoi resistere, saprò conquistarti, è solo questione di tempo. Sarò irresistibile, amarmi è fatale, è solo questione di tempo. Tu abitualmente così e dici di no, abitualmente però a me non puoi resistere. Io non lo sopporto più. Dico, ma che ti sembra normale che uno a 36 anni non fa più niente? È sempre depresso, c'ha il muso, sta sempre dentro casa, Giulia. Ma ora ha problemi di lavoro. Ma io quando l'ho conosciuto, dietro quella scrivania, era affascinante. Bravo. Intelligente, protettivo, ricco, che non guasta mai. Sono stata costretta a fare la SOP, eh? 563 puntate, cioè io non so neanche più quello che scrivo. Sai che io non l'ho mai vista. Meglio, guarda. Abitualmente così, dici di no, abitualmente però a me non puoi resistere. La cosa è sicura, è solo questione di tempo. Insieme è come se non vi siete mai conosciuti? No, no, voglio dire che è sempre premuroso, che se ho qualche problema è sempre disponibile. Sempre, 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 sempre. Sempre, spesso. Sai, ha quelle attenzioni che ti fa capire che ci tiene a te, che per lui sia la cosa più importante. Vabbè, allora io sono sfigata. No, dai, sarà un momento di crisi, poi passa. Tu ce l'hai avuto mai un momento di crisi? Veramente ancora no. Sono il primo ad aprire il primo agriturismo multimediale. Rivaluto, inoltre, un'area depressa e voi... Aspetta, aspetta, Gabriele. Mamma mia. Io te l'avevo detto che devi stare attento. Prende la parola il presidente della regione, esordisce così. Spazio ai giovani, fatelo parlare. Audax Fortuna Juve, sì, 3-1. È il periodo un poco particolare. E questi vogliono i soldi. Anzi, siccome i rischi sono aumentati, vorranno pure di più. Vabbè, ma io glieli do. L'ho messo anche nel preventivo, glieli do. Vedi, chiedere un po' più di sincerità, hai capito? Onestà. Come si fa se non lavora così? Tu che hai fatto? Beh, come prima cosa mi sono informato. E ho scoperto che il tecnico, quello che mi aveva bloccato i lavori, è romanista. Subito gli ho procurato un paio di biglietti per la partita. Bravo. Si è presentato con tutta la famiglia. Il figlio con la ragazza, la figlia con l'amica. Buona, eh? La verità. Però non capivo niente di pallone, statene a casa che mi fai risparmiare. Invece no, procura altri 4 biglietti, tribuna d'onore, ovviamente. È partito 1 milione. 1 milione? Io ho dovuto pure procurare la maglia di Battistuto, ma stavo prostituendo per fargliela avere. Manca mi ha ringraziato. Allora vai, Gabriele, monata po'. Ma non solo hanno fallito con la società, ma adesso che gli altri due soci le cose vanno bene, lui si è fatto scaricare. E come buona uscita si è fatto lasciare tutti i debiti da pagare. Giulia, sto con un deficiente. Vuoi che lo faccia parlare con Gabriele? Magari, guarda, mi faresti un favore. Ma hai visto dove viviamo? Ma chi se la può permettere una casa così? E perché non trovate una situazione un po' più... Perché? Quello c'ha pure le mani di grandezza, capito? Mica l'ha capito che sono finiti i soldi. No. Lui, pur di non lasciare quella casa, si affitterebbe tutte le stanze. Ecco, potreste fare un bel bed and breakfast. Mi hai detto che non l'avevi letto?
Allora ho pensato che magari era carino se... Ok, io ho sempre avuto difficoltà a leggere i saggi. Che poi io non capisco come si fanno a spiegare certe cose. Non lo so, forse sono io, forse sbaglio io. Ma no, è un'opinione, sai. Però non devi dire a me. A me faceva piacere. Sì, lo so, però non so se è il caso che... Ma scusa, se ti dico che a me fa piacere, mi fa piacere. No, certo, se a te fa piacere. Che c'è? No, niente, i capelli. Perché? Che hanno i capelli? No, niente. Non lo so, forse dovresti fare un taglio un po' più... Un po' più? Più moderno, non lo so. Te lo dico subito, io quest'anno non voglio pagare una lira. In resta tutta a mia madre. Le tasse sono come un tumore, vanno prese in tempo. Comunque non ti preoccupare, ci faccio rientrare io nei parametri. Ecco, bravo, fammi rientrare nei parametri, anche perché... L'importante è che tu sia congruo. Ma chi mi sente congruo? Chi è? Aspetta, Gabriele! Dove ti sei subito stronzo. Come stronzo? Subito aggressivo. Scusa, come aggressivo? Aggressivo, Lorenzo, come sempre, aggressivo. Guarda che ti assicuro che l'ultima cosa che voglio è essere aggressivo. Questa è la tua opinione, il risultato è un altro. Scusa, cerchiamo di ragionare. Guarda che io non sono aggressivo, sei tu che mi vedi così, o meglio, ti fa comodo vedermi così. Cioè, recidi sempre la parte della vittima. Questa è la tua opinione. Non puoi pensare sempre che sei piccola e indifesa, eh? Dico, ormai hai 30 anni, sei una donna. Ma lo vedi che sei uno stronzo? Stai sempre ad insultarmi. Guarda che io non ti sto insultando. Io sto cercando di capire, cioè io cerco di farti capire. Già, perché tu sei sempre tutto, vero? Ti metti in cattedra, fai la tua lezioncina, io sono qui che ti ascolto e... Ma guarda che dico questo non perché io sono più intelligente, eh? No. No. Sei tu, no? Sei tu quella che dice di essere innamorata di me, quindi è chiaro che tu sei emotivamente più coinvolta. Ma quanto sei stronzo, ma lo vedi che ti piace farmi male? Ma guarda che a me dispiace questa situazione. Ma lo vedi che non vengo neanche più in ufficio, che non riesco più a lavorare? Io sento che tu non hai più fiducia in quello che dico, in quello che faccio. Ma non è vero, non ce l'ho con te. Non è che non ho più fiducia in te sul lavoro. Non ho più fiducia in te umanamente, come persona, ecco. Ma hai detto niente. Come sta? Secondo me mi mette le corna. Ma chi? Ma come chi? Michelangelo? Ma figurati, dai, non è il tipo. No, guarda, non hai capito, io me lo auguro, almeno quello. Senti, ma tu e Michelangelo? Ecco, Michelangelo. Cioè, ma come fai a chiamare uno così Michelangelo? Ci vorrebbe il nome di un invertebrato. Va bene, ma tu questo invertebrato lo ami ancora? Beh, non lo so, guarda, io non so neanche più che cos'è l'amore. Che cos'è l'amore? Te lo sei mai chiesto? Beh, l'amore è... necessario. Mi hai usata. Mi hai ingannata. Come t'ho usata? Lo so, io lascia stare, Lorenzo. Ma no, scusa, dimmelo. Tu ti sei approfittato di me e mi hai fatto illudere perché ti faceva comodo. Ma perché? Ma che ti ho detto? Hai detto. Lascia stare. Hai detto. Ma cosa? Ti ho mai fatto delle proposte? Abbiamo mai fatto l'amore? Ci siamo mai baciati? Una volta mi hai detto ti amo. Ma quando? 4 anni fa. 4 anni fa? E ora tu non te lo ricorderai, vero? Ma io sì. Io me lo ricordo. Guarda che non è possibile che ti ho detto ti amo. Forse t'avrò detto ti voglio bene. Però vedi che con te non si può parlare che subito hai queste reazioni. Ma certo, perché per te bisogna essere sempre solo razionali, vero? Ma invece non si può, non si può. Guarda, io vorrei tornare a quando avevamo 14 anni, Quando ci facevamo quelle belle scopate, spensierate. Veramente io a 14 anni giocavo ancora con Barbie. Ma dai, finiscila, come si chiamava quello che ti piaceva a te? Coso? Quello che stava in terza C? Quello che poi ci sei stata tu. Amore, te giocavi con Barbie? Giovanni. Oh, aveva un corpo, io la prima volta che l'ho visto nudo mi sembrava un dio greco. Oh, poi stava sempre a scopare, C'aveva un cazzo. Sembrava un cucciolo di mare in mano. Un cucciolo di mare in mano? Sì, bello, grande, però no che ti mette paura. È dolce.
che ti dà un senso di protezione. Tu ce l'hai con me perché io non ho ricambiato il tuo amore. Va sul lavoro quando vuoi ti vendichi, cioè è una cosa inconscia. Questa è la tua opinione. Però tu non è puoi sempre rispondere, questa è una tua opinione. Cioè come se io dicessi stiamo su una scala mobile, tu rispondi questa è una tua opinione. Cioè le tue aggettive esisteranno, se no uno non può più ragionare. E tanto tu sei sempre tutto. Io non lo capisco. Non lo capisco, è colpa mia se ti amo, dimmi, è colpa mia. Michela, ma come fai a essere innamorata di me senza essere stata mai a letto con me? Ma io sono fatta così. E perché c'è bisogno di andare a letto insieme? Beh, credo di sì, eh. I just don't feel good when I don't see your smile. I doesn't do what it should when I don't see your smile. And I finally understand that one on one makes two. I don't like anything, babe, without you. You ask me how do I feel when I don't see your smile. Everything that I do is simply not my style. I'm all dressed up and nothing to do. I don't like anything, babe, without you. Oh, in the early morning when I wake up, open my eyes, you're not around. My life needs a lot of makeup. See you in lost and found. Come on, without you, my dear, I'm nowhere bound. How do I feel when I don't see your smile? Ma che l'hai? Everything that I do is simply not my style. I'm all dressed up and nothing to do. Michelangelo? Michelangelo? Betta, sei tu? Sì. Dal dottore com'è andata? Bene, tutto a posto. Amore, sai che stavo pensando? Oh, gli invertebrati pensano. Lo vuoi un caffè? Pensavo che stasera magari potevamo fare una cenetta. Che dici? E che dobbiamo festeggiare? San Valentino. Giusto, la festa degli innamorati. E noi che c'entriamo? Ehi, ciao Giulia. Ciao. Hai visto com'è fatta? Uno c'ha un pensiero carino, lei subito. E manco me lo ricordavo che oggi era San Valentino. Ehi, buono, buono. Giulio, Brando, Brando, stai buono. Brando, 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 buono. Scusa, buono. No, figurati, Brando. Buono, Brando. Basta, buono. Scusami. No, figurati, niente. Niente, io pensavo che magari stasera potevamo fare una cenetta. No, un caffè, adesso, ci fa un caffè? Volevo un caffè? Mm-hmm. Faccio subito. Oh, stasera vieni pure tu allora? Ma veramente avevo promesso a Gabriele che... E vieni con lui, dai. Non lo so, magari Michelangelo vuole stare solo con te. Ma che solo? Tanto qua. E per te non c'è problema, no, Michelangelo? No, dico, se viene Giulia con Gabriele stasera... No, 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 anzi, a me mi fa piacere. Stasera faccio le orecchiette col sugo delle braciole. È una ricetta pugliese. Te sei napoletano? Lo so, però faccio una ricetta pugliese in onore di mia nonna. La posso fare? Sì. Lasci di caffè. Oh, mica vorrei lasciare da sola a San Valentino con Michelangelo le braciole. Gabriele, basta con sto pallone, riposati un po'. Guarda che bella giornata di sole, va. Ciao tesoro. Ma che sole, che mare. Ci volesse un mare. Orecchiette con le braciole. Ma no, che è più Robby uno spaghetto allo scoglio, una falanghina ghiacciata. Ah, io ho prenotato il ristorante solo, scusa, di Elisabetta. Ma una cosa, chiedi se Elisabetta c'è un'amica, va. E poi è un sacco che non ci vediamo. Sì, sì, Brando l'ho portato a spasso. Guarda che c'è un brutto vizio, Chiamalo vizio. Chiedile se c'è un'amica. Sì, tesoro, però avevamo detto che... Allora si scemi, chiedile se c'è un'amica. Vabbè, amore, se non vuoi fa niente. Ma tu ci tieni, amore? Eh sì, mi fa piacere. Va bene, allora andiamo da Elisabetta. Andiamo da Elisabetta, ma ha un'amica. Senti, amore, sto qui con Angelo. Ah, salutamelo. Ti saluta, Ciccio. Ringrazio. Angelo mi poneva in modo reiterato la seguente domanda. Elisabetta ha per caso, che tu sappia... Se ce l'aveva, già se n'è andata. Un'amica? Carina. Sì, sì, Olga, un'amica pazzesca. Sì, sì, la ragazza che divide casa con Michelangelo è molto carina. Potrebbe venire... Insieme a lei in tutte le posizioni? Anche Angelo? Sì, guarda, non credo che ci siano problemi, è una cosa molto free. Sei il più grande commercialista di tutti i tempi. Ciao, ciao a tutti! Ciao! Ciao! Ciao!
di nuovo con se ti piace. Lo so, però 5 minuti, Olga. Sì, questo cane non sta bene. Cioè, la lunga manca. Hai ragione. Adesso basta. Dai, ne parliamo dopo. Ci stanno altri due mazzi, te l'ha mandati, come si chiama? No, Piero, no, Carlo? Dopo, ho tre appuntamenti di lavoro. Eppure lui ti ha chiamato, tre volte. E gli hai detto che stavo fuori per lavoro? No. Avete visto il numero one, però? No, io gli ho detto che... non l'avevo visto. Ma come? T'avevo detto di dire a tutti che stavo fuori per lavoro. Capito come ti fa trattare? Scusa, Olga, però pure tu non si capisce mai quello che fai. E come faccio a star presso a tutto? Sì, lo so, dai. Non fa niente, non ti preoccupare. No, senti, ci stanno pure... Olga, ci stanno due bollette da pagare. Voi vedi la sceneggiata, è sempre così. Su, due mesi. Cioè, se non le paghiamo ci staccano la luce, pure il telefono. Poi dobbiamo comprare le candele. Pure già comprate, però non è bello, capito? Vendiamoci qualcosa, no? Che ne so, il pianoforte, il divano. No, il divano no, è tanto bello, tanto comodo. Ma poi ho fatto il leasing al divano. No. Non l'hai mai pagato il leasing? Scusa, ma mo che c'entra il divano? Stiamo parlando delle bollette. Sì, però io adesso non posso. Io devo andare. Ho capito, Olga, però così non si riesce. Dai, ti prometto che quando torno sistemiamo tutto. Ciao a tutti, ciao! Guarda che faccio una cena stasera. Faccio le orecchiette con le braciole. Buono. Brando. Buono. Tu ti sei costruita un amore immaginario. Tu sei immaginata delle cose che io non ho mai detto, delle cose che io non ho mai fatto. E allora io sono una pazza, perché non c'è altra spiegazione. No, ma non è che tu sei pazza. Sì, sono una pazza, io sono una pazza. Sei andato dalla nonnina. Guardami, così. Dov'è il cestino? Dove l'hai messo il cestino per la nonnina? Eccolo lì il cestino, bravo, bravo. Sta arrivando il lupo cattivo. Ancora, che paura, che paura. Brava, eh? Ok. Ok. Ecco, la treccina, indietro, così. Sì. Perfetto, buttati giù per terra. Così, brava, brava. Ecco. Allarga un po' le gambe. Un po' di più. Un po' di più. Di più. Di più. Ma dai, non ti pare un po' volgare così? Tesoro, ti devi fidare di quello che faccio. Vuoi uscire su Max? Vuoi uscire su Max? Sì. E io ti faccio uscire su Max. Dobbiamo fare delle foto accattivanti, sexy. Sennò tutte qua in fronte se le damo queste foto. Ora, girati e piegati. Come? Girati, girati, girati. Brava. E, alzalo. Sì, alzalo. Alzalo. Guardami, 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 guardami. Brava, ma dai, mi vergogno. Che cosa ne sai? Lo so, perché forse può essere capitato anche a me, no? Di sentirmi innamorato e di non essere ricambiato. Però uno non ci vuole credere, si attacca a tutto. Ma non so, tu sei una persona incapace di amare veramente, di donare una persona. Sì, io sono un mostro, so. Ancora? Brava, così, bravissima. Guardami. Brava, vieni fuori dal fondale. Come fuori dal fondale? Sì, è un fuorisetto, non ti preoccupare, dai, vieni. Così? Brava, così. Così? Brava, bravissima. Ancora, vieni. Brava. Ma qua non c'è la luce, però. Ma perché ti frega la luce? Vieni. Ecco la luce. Dai, vieni. Così, brava. Soffia. Ma che fai? Soffia come il gatto, no? Miau! Un po' de meno. Vieni, bravissima. Come si dice gatto in olandese? Cats. Sei sicura? Certo. Vabbè, fa la gatta, miagola, va. Vieni. Così, vieni. Vieni sulle scale con me. Vieni. Così. Brava, la luce è bellissima lì. Ferma così. Ferma. Vieni. Brava, bravissima. Così. Brava. Vieni. Eccoci qua. Dove hai messo la mela? Brava, così. Ecco i nanetti che ti inseguono. Brava. Così, guarda che se solo un regista vede questo servizio sul giornale. Se solo vede queste foto. Bravissima, così. Ecco la strega che arriva, che rosica perché è una cozza. Oppala! Prendi la frusta? Frusta. Ma come la frusta? Sono vestita da Biancaneve, cosa c'entra? E allora? Biancaneve che frusta i sette nani. Frusta! Ma se non vecchia, sta vecchia, zat. Se non vecchia, sarebbe Biancaneve in olandese. Certo. Pieselo, hoor je wat ik zeg, jongen? Potverdomme, slaap je nou alweer?
Als je nu niet wakker wordt, jongen, ik zweer het je, ik hou wappeldik af. Wakker worden, Pieselo! Wakker worden, Pieselo! I capelli! Non mi avevi parlato di matrimonio. Ma io mi riferivo al fatto che avventurarsi e lottare insieme in questo lavoro è come un matrimonio, Monica, come? Che è diverso, capito? Come? Va bene, io non ce la faccio più andare avanti così. Forse è il caso che non ci vediamo più. Che non mi telefoni più. Sentiamoci solo per le cose di lavoro. Anzi, io magari vengo in ufficio la mattina, tu ci vieni il pomeriggio. Se poi abbiamo delle cose da dirci, ce le lasciamo scritte. Oppure le lasciamo dette alla segretaria, che tanto è la stessa cosa. Ti rendi conto? Noi siamo una società di servizi che si occupa di comunicazione e comunichiamo con segnali di fumo. Ma dai, Monica, cerchiamo di essere seri, veramente, guarda. Quanto sei stronzo, ma perché non mi ami? Io mica da per te, perché dai, non è dai, non fare così, adesso ci guarda, per favore. Tanto guarda, questo. Lo sai che tutto quello che fai ti ritorna, lo sai questo che... No, Lorenzo, non te ne andare, ti prego, non te ne andare adesso, non... Pisolo si è svegliato. Non posso, veramente, non posso, c'è un appuntamento. E dove devi andare, Biancaneve mia? Guardatemi bene, siete tutti uguali a me. Vi importa solo dell'amore, ma nessuno... Senti Luca, stasera a casa nostra c'è una cena. Ti va di venire? C'è Michelangelo che cucina le orecchiette. Te le do io le orecchiette. No, sì. No, sì. No. Perché non li gridiamo i nostri sogni disperati? Perché è la parola d'amo, vorremmo dire a chi non sa capire. Guardatemi bene e ascoltate il vostro cuore. Indifferenti voi sembrate, ma volete l'amore. Non rinegate ciò che siete, assetati d'amore. Buongiorno dottore, la pratica è quasi pronta. Sì. Eh certo, lunedì mi scade il termine di presentazione di un ricorso alla commissione tributaria. Silvia, ma chi sei sempre fidanzato? Lascia stare, non hai speranze. A proposito di speranze, con Giulia come va? Tutto bene. Pala di corna gliel'hai messa? No. Mai? Mai. No. Oh, c'è la mia vita qua, eh? Giulia. Giuro. Se stiamo insieme gradirei un perché e me lo devi dire stasera. È stata molto. Come se non ti conoscessi, capito? No, non si possono neanche considerare corna, una cazzata. No, consideriamolo invece. Una sera, lo sai Claudio che c'ha quella storia della studentessa di giurisprudenza? Ma chi, la ventenne? Sì, quella, la culologa. La culologa? Sì, la chiamiamo così perché le piace... No? Credo di aver capito, sì. Sai Claudio come è fatto? Gli piace fare le mattate. Lui ha sempre avuto questo rapporto con me a chi esagerava di più, no? Tra me e lui nascono delle dinamiche molto particolari. Io mi sono laureato, lui no. Ma che c'entra questo con la culologa, scusa? Claudio con me ha voluto sempre dimostrare che lui può osare di più. Vabbè, ma no, al di là di questo trattato psicoanalitico, che... Occhio, perché questa è una premessa importante. Comunque, Claudio mi invita a casa sua. Vado a casa sua... E lo trovo sul divano con la culologa e guardiamo un film. Che film era? Toro scatenato. A un certo punto Claudio mi dice, tranquillo, siediti sul divano, io mi seggo. Poi, durante il primo incontro di Jack LaMotta, fa la culologa.
Fai vedere a Gabriele quello che ti ho insegnato? E se lo tira fuori, ma non è neanche troppo eccitato. Dice, fai vedere a Gabriele come... No, è lei? Bravissima. No, ti prego, mi vergogno. Non lo conosco. Ma scusa, questa è l'università, gli esami li dà? Sì, sì, prende pure tutti i 30. Ui. Durante il secondo incontro di Jack LaMotta, Claudio le fa... E ora lo devi fare pure al mio amico Gabriele. Hai capito che cosa mi vuole dimostrare Claudio? Ma che ti frega, che ti voleva dimostrare? L'ha fatto. Dopo un po' sentiamo aprire la porta e lei subito si ricompone. Ma chi è? Davide, lo sai che loro dividono la casa, no? Oh, non mi dica... No, lui sapeva già tutto. Tranquillo, aveva preso un po' di pizza, un po' di birra e si è andato nell'altra camera. E noi, come se niente fosse, abbiamo ricominciato tutti e tre nelle stesse posizioni. Dopo un po' rientra Davide e Claudio gli fa, prendi una Ceres. Vabbè, sì. Davide prende una Ceres e Claudio le fa... E ora? Dove te la mettiamo? Dove te la mettiamo? Dove la mettiamo? No. E qui Claudio ha dimostrato tutta la sua debolezza. Perché lei non ci voleva stare, non cedeva, capito? Allora sono intervenuto io e ho detto, ma dai, prendi la Ceres, qual è il problema, eh? Non ti piace? C'hai paura? Hai paura, piccola? Allora me la faccio mettere io. No. Forza, dai, dai Davide, su, ficcami la Ceres, ficcamela, forza, dai, me la metto io, avanti, su. No, non ci posso credere, no, non è vero. Sì, sì, mi sono messo a doggy style. Ho detto, dai, scusate, facciamogli vedere che non è niente. Non sai, Davide con la Ceres in mano non sapeva più chi metterla. Claudio che mi guardava come per dire non ci posso credere. Io che gridavo, ficcami la Ceres, così lo vede che non è niente. Cioè ti sei fatto ficcare da Davide una Ceres nel... Eh? Ti sei fatto ficcare da Davide una Ceres piena nel... No. A lei. A lei tutto regolare, insomma. Certo, tutto regolare, insomma. A quel punto ho cominciato a dirgli di tutto. Troia, lo vedi che la Ceres ti piace, dai. Continua così che verranno a vederti tutte le televisioni del mondo. Questa è fissata con la televisione. Voleva fare velina, gli Striscia la Notizia. Seguite. Conosco il genere. Più le parlavo di televisione, più si eccitava. Dai, andrà sul telegiornale delle 20, da Amici. Ma caramba, che sorpresa. Da Costanzo. Appena ho detto Costanzo, è venuta. E mentre veniva gli ho dato una pezza in faccia, ma bella, piena. Come la mezza in faccia? Eh sì, mi è presa così. E lei cominciava a dire, no, veramente, le botte no, queste che non mi piacciono, davvero. E io, pah, gli ho dato un calcio. Un calcio? Claudio e Davide che mi guardavano, no? Pah, ho dato un calcio pure a Claudio. Pure a Claudio? Claudio mi ha guardato un attimo, si è alzato e ha gridato, Forza Lazio! Ora tu dimmi. Dimmi perché confondere il sesso con il tifo calcistico. Cioè, queste sono le cose che ti fanno capire che Claudio non è cresciuto. Cioè, lui fondamentalmente è immaturo. Ciao. Scusa, ma ho dovuto fare delle foto per Max. Niente, io ho già preso il sake e ho ordinato il sashimi. Sashimi? Il sashimi. E il sushi. Ma non stai bene? Forse ti sei stancata a fare le foto? Beh, un pochino sì. Vorrei che tu prendessi questo. E cos'è? Apro. È un anello di Bulgari. La perla è vera. Grazie, ma non posso accettarla. No, guarda, guarda che se non accetti mi offendo. No, veramente non posso accettarla. Poi scusami, non capisco neanche il perché. Ma perché... perché oggi è un giorno particolare, poi perché... perché mi fa piacere. Mi fa piacere. Sì, lo so che ti fa piacere. Però come ti ho detto, non posso accettarla. Ma perché? Perché non posso darti quello che vuoi. Ma, guarda, guarda che io ti ho fatto questo regalo non perché voglio qualcosa in cambio, eh. Io l'ho fatto perché... perché mi sento di farlo. Anche se io non ti amo? Anche se tu non mi ami, certo. Allora lo accetto. Grazie. 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 Allora, c'è qualcosa che mi devi dire? Ecco, sì. Io penso che è la prima volta che mi succede. Io credo che noi due insieme potremmo fare delle cose bellissime. Ecco, io credo di...
di essermi innamorato di te. Credo che questo sia un problema tuo. Solo tuo. Credo che questo sia un problema tuo. Solo tuo. Solo tuo. Solo tuo. Credo che questo sia un problema tuo. Credo che questo sia un problema tuo. Scusate, scusate. Solo tuo. Oh, scusa? Okay. No, scusa tu, scusa. Veramente, scusa. No, scusa, posso chiedere un'informazione? Informazione? Prego. Sì, dove? Piazza di Spagna. Piazza di Spagna? Sì. Allora, Piazza di Spagna. Sì. Piazza di Spagna. Sta qua. Vedi? Ah, sì. Oh. Sta là. No, scusa, come può andare? Ma come vai? Sì. Come vai? Come vai a Piazza di Spagna? E ci sta la metropolitana, vedi? Metropolitana? Underground, subway. Oh, cicatezu. Cicatezu? Ah sì, oh, metropolitana, giapponese. Cicatezu. Cicatezu. Sì, giapponese. Brava. Sì. Tu pigli la scala mobile, vedi? Mobile? Prima, after you buy the ticket, su 1500 lire. Ah. No, so poche, non è tanto, sono 1500 lire. Pigli la scala mobile, pigli la metropolitana B. B. No B, A. No B. No B, A. 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 Direzione, direction, Battistini. Battistini San Pietro, San Peter, da Cupolon. Papa. Papa, papa, sì, sì, ah, trova scritta. Sì, oh. No, non trovo scritto Papa. Tuo Papa, no, non trovo scritto Papa, no, è brutto. After Station St. Peter. Io sono venuto fino a New York a cercarti. Mi sono fatto 14.000 km, considera anche il ritorno. E non sono riuscito a vederti, cioè perché? Te l'ho detto, andavo lì per studiare recitazione. Ah, però un giorno solo, un giorno di Capodanno. Mi hai detto che saresti passata la festa. Io ho il terrore di prendere un autobus, figurati un aereo. Se uno vuole. Hai mai visto tu Terra e Libertà? Scusa, che c'entra Terra e Libertà? C'era la guerra, no? Però loro comunque sono riusciti a trovarsi, a amarsi, a... Ma quello era un film, eh? Solo un film. Forse tu non lo volevi veramente. Ora è colpa mia. No, io dico soltanto che se tu l'avessi voluto veramente... Scusami, sei stata tu a dirmi che andavi lì per lavoro. Anche per lavoro, anche. Ma la verità è che io venivo per te, solo per te. Beh, ora dici così perché ti viene comodo, dai. Tu hai una capacità, tu hai una capacità di girarti da frittata. Senti, Lorenzo, io veramente non ho voglia di stare qui e discutere con te. Le cose stanno così. Scusa. Sì. Ti posso chiedere una cosa? Sì. Quella là è la Madonna Nera. Oh, a questo? Lo sa, io ho comprato il souvenir. Italia Meridionale. Italia Meridionale? Sì. Ah, mio nonno è nato vicino Napoli. Tuo nonno è nato vicino Napoli? Sì. Io sono di Napoli. Ah, sì? Sì. Tu conosci? Io sono nato a Napoli. Ah, sei stata? Sì, io ho andato. Bene. Ah, sì, sì, ho mangiato pizza. Hai mangiato la pizza? Sì. Ah, panzerotto. E panzerotto? Sì, sì. Sì. Ho bevuto caffè... caffè... Il caffè del professore. Oh, sì. Bello. È bello, sì. Ah, tu conosci? Io sono nato a Napoli, no? Ah, mio nonno! Hai visto? Per due mesi dici di amarmi? Allora non è vero. E se non è vero, ma perché? Ma perché me l'hai detto? Perché io t'ho creduto, capisci? Io t'ho creduto. E ora tu non puoi, adesso, capito? Da un momento all'altro tu non puoi. È semplice. Io prima ti amavo. O almeno sentivo di amarti. E ora non ti amo più. Le cose cambiano. C'è un altro? Puoi dirmelo, eh? Allora? Scopri con un altro? Ma questo non è importante. Poi, ascoltami, non ci ho mai detti che stavamo insieme. Abbiamo sempre preso quello che veniva. Ti ho chiesto solo se scopri con un altro. Ma ti ho detto che questo non è importante. Ma non ci sono problemi se scopri con un altro, eh? Lo sai che io posso capire tutto, che ci possiamo dire tutto noi. Ma perché vuoi sapere queste cose? Perché voglio che tra di noi ci sia un po' di complicità, un po' di sincerità. Hai scopato con qualcun altro? Sì. Vedi, io ti apprezzo. Ti apprezzo per la tua sincerità, veramente ti apprezzo molto. Più di uno? Più di una cosa.
Voglio dire, sei scopata più di uno? Sì. Più di due? Sì. Voglio dirti che io ti stimo. Ti stimo moltissimo per il coraggio che hai, per la tua sincerità. Grazie, veramente grazie. Senti, ti volevo dire, sì, insomma, ti volevo chiedere... Cosa? Quanti te ne sei scopati? Va bene, non mi dire niente. Sei una donna meravigliosa, veramente, lo dico sul serio, sei meravigliosa. Senti, magari è meglio che me ne vado, eh? No, no, guarda, resta. Io ho fatto dei progetti per te. Ho fatto dei progetti per noi. Tu vuoi fare l'attrice? Ecco, io posso produrre un film. Va bene, va bene, telefonami. Magari ne possiamo anche parlare. Adesso però mi devi scusare, c'ho da fare, devo andare. Scusa, non abbiamo neanche finito di mangiare. Aspetta, sono un attimo. Non ho fame, grazie. Ma dai, aspetta solo un attimo, dai, aspetta. Aspetta, non abbiamo neanche finito di mangiare. Aspetta un attimo, dai. Scusa, ma tu sei un pazzo. Cioè, non so che mi hai preso. Tu sei da manicomio, ma come ti permetti? Posso chiamare? No, scusa, non so che mi hai preso, capito? Ma tu mi partita la mano? Come ti chiami tu? A mio nome? Sì. Midori, come verdi e colori. Verde? Sì. Speranza non si perde. Ah sì? No, non ci fa caso, è una di quelle stronzate che dico io ogni tanto. Oh. Stronzata? Stronzate, sì. Oh, scusa? Prego. Stronzata. No, non ci sta una stronzata sul vocabolario, no? No? No, è una brutta parola. Ah, brutto? No, brutto così. Beh, brutto, stanno parole pure peggio. Ah, oh, sì? Simone che ti dico tutte le parole peggio che ci stanno. Beh. Sì. Febbraio? Sì. Oggi è San Valentino. Sì. Festa? Sì, la festa degli innamorati. Ah. Che giorno tu sei nato? Io? Sì. L'8 dicembre 65. Thank you, Yaku Roku Jugonen, Junigatsu Yoka. Che ore sono? Che ore sono? Sono le 7 più o meno. Ah, preciso, per favore. Preciso, sono le 18 e 59 minuti. 18:59. Tu sta male? Io? No. Sì, tu sta male. No. Tu hai problema fisico? Hai paura a raccontare? E tu come lo sai? Io ho consultato numeri. Tu sta male, io sente. Sente? Sente freddo. Freddo? Sì. Io tocca a te. Tu senti calore? Pronto? Ah, mamma. Sì, sì, l'ascolto. Ma tu sei sicura? Tu dici che lui ti ha messo le corna. Ma quando? Ma com'è possibile? Papà sta sempre con te. Ma con chi? La balista sotto casa. Ma tu hai delle prove?
Papà sta sempre a comprare latte. Ma è normale, eh? Gli piace? Ma no, che non sono corna, mamma. Le corna sono diverse, te l'assicuro. Lo so, mamma, lo so. Ma perché? Quando paga la cassa? Come la guarda sta barista? Cioè, ma mi dici perché in America scrivono Twin Peaks, X-Files, Friends, eh? Che tra l'altro era pure un'idea mia. E io? All'ombra del cipresso. Che poi, ma che vorrà dire all'ombra del cipresso? Non lo so. Forse che ci stanno dei momenti nella vita di un uomo in cui uno c'ha bisogno di mettersi un po' all'ombra, di ritirarsi, capi? Pensa a se stesso, alle cose importanti della vita. Michela, oh, ma che dici? Oh, guarda che nessuno di quelli sa quali sono le cose importanti della vita, eh? Sennò farebbero altro, no? Oggi ho avuto una giornata... Prima ho incontrato Monica, che dice che è innamorata di me pure se non me la sono mai scopata. Scopatela così subito se ti sa mo'. Tu dici? Certo. Dopo la prestazione da settantenne che darai, ti mollo subito. Poi ho incontrato Olga che mi ha lasciato. Come ti ha lasciato? Sei mai detto che non stavate insieme? Appunto, stavamo insieme e mi ha lasciato. Dico, che cazzo mi lascia fare? Che cazzo mi lascia fare? Poi mi telefona mia madre che si vuole separare da mio padre. È una giornata all'insegna delle corna, praticamente. Non me ne parlare, che lei mi sembrava così diversa dalle altre. Lei sembrava... Era. Lei è così dolce, lei non è come tutte le altre. Per noi immediatamente sono volate delle parole grandi. Anzi, spesso ci dicevamo, non ci rendiamo conto di quello che stiamo dicendo. Le chiamo ieri pure io. Io devo fare un altro lavoro. Io devo fare un lavoro... Io mi devo sentire utile. Voglio studiare. Veterinaria. Che dici? Che dico? Pare un po' tardino. Oh, ma vedi che mi smonti subito. Aspetta, non è questione di smontare. No, la verità è che tu sei un depresso cronico, privo di qualsiasi iniziativa. Aspetta, io non ti voglio smontare, io mi dico solo che ci pensavamo una decina d'anni prima, forse era meglio, no? E se partissi per il volontariato? Dove? Non lo so, tipo a Sarajevo. Guarda che la guerra è finita a Sarajevo, eh? Ma lo vedi che sei pessimista? Che dobbiamo fare? Dobbiamo far scoppiare un'altra guerra per far fare la volontaria a te? In Africa va bene? Eh? Ci sarà qualcuno che c'ha bisogno di me da qualche parte? Ma perché te la pigli con me? Che l'ho fatta finire la guerra? E non l'hai neanche vista? Lei aveva un corso di recitazione, era molto impegnata e doveva studiare, va bene? Ho capito, ma se voleva... Tu l'hai visto il film Terra e Libertà? E che c'entra? Infatti, non c'entra niente. Le ho mandato per un mese 21 rose rosse. Le ho anche comprato un anello di Bulgari con la perla sopra. Vera. Veramente? Allora, occhio e croce, per sta scopata sono partiti 10 milioni. Dì la verità che il conto in banca ti si è alleggerito, tu perciò sei così. Eh sì, ma è arrivato l'estratto conto, scusa, ma tu come hai fatto a fare il calcolo? Con 10 milioni, sai quante scopate ti saresti fatte, Lore? Ma io mica voglio andare con le mignotte, eh? Chi parla di mignotte? Calcola che oggi una scopata con una ragazza cosiddetta normale le costa 500.000 lire. Ma tu stai parlando di una mignotta? A ritagli con la mignotta. Considera. 120.000 lire a uscita per cena, per almeno tre cene. Un cinemino di prima chitto glielo vuoi mettere, così se non sai che di la prima sera, almeno ti vedi il film. Una 60 di benzina, più varie ed eventuali, ed ecco che ci siamo. Oh, Lore, mai, mai e poi mai provarci la prima sera. Se no quella ti manda liscio, il tuo investimento sfuma. Anzi, nel recupero grezzo rischi pure di uscire fuori budget, una tragedia. E beh, con 10 milioni ti saresti fatto almeno 15 scopate, vuoi mettere? Come 15, scusa... A 500.000 lire l'una, 20. Se fai il calcolo. Sì, però tu devi preventivare almeno un 25% di buche. E con 15 scopate, allora la tua immagine tra gli amici ne avrebbe guadagnato tantissimo. Anzi, ti dirò, forse avresti avuto pure l'effetto trainante. Effetto trainante? Se si sparge la voce tra i tuoi amici che te ne sei scopate 15 in tempi ridotti, altri due o tre te l'avrebbero data sulla fiducia. Praticamente a costo zero. Se uno deve fare tutti questi calcoli, deve prendere una tristezza, una malinconia, mamma mia. Poi Olga non è così. Ricominciamo con la storia che lei è diversa. Sì, lei è diversa. Non voleva neanche accettare l'anello, guarda un po'. L'ha preso? Thank you.
Ma che stai facendo? Voglio suicidare. Cupi vincere la spirita. C'ho solo queste, va bene? C'ho solo questi. Lascia solo suicidi, Lore. Non lo fa così, però, per cortesia. Io lo so che è duro, è difficile, però te lo devi imporre. Ma sai quando uno dice, ma tu com'è poi che hai incontrato la donna della tua vita? Ma non sai, io ero stato lasciato da poco, stavo sempre chiuso in casa, non volevo avere mai nessuno. Quando un giorno è arrivato un mio caro amico e mi ha costretto ad andare ad una cena. Ed è stato lì che ho incontrato Gisella. Ma chi è Gisella? Eh? Ma dico, chi è Gisella? E che ne sai? Una, la tua futura donna, la madre dei tuoi figli. Gisella? La madre dei miei figli? Ma perché, scusa? Ah, proprio Gisella ti devi chiamare. Ma che significa? Gisella è un nome antico, rassicurante. Scusa, che hai detto? Niente. Eh no, no, scusa, che cosa hai detto? Niente. Eh no, tu non puoi fare così. Che dici le cose, lanci il sasso e poi... E pigliati le responsabilità tue. Una volta. Nella vita. Scritto Frenza, ha scritto, eh? Tanto il genio in casa non lo sapeva. Senti, Michelangelo, io ho buttato 2 anni della mia vita a presa. Sì, hai buttato 2 anni. Due, quello con cui stavi prima, invece. Ma che c'entra quello con cui stavi? Tuo nonno, praticamente. Quello era volontariato, servizio civile, ha perso l'occasione, hai visto? No, quello era veramente ricco, ma al contrario di te, mister Buffo. Che bella cosa, veramente. Vedo che sei una donna sofisticata, che guarda all'anima delle cose. Senti, guarda che sei tu che ti sei sposato la francese, eh? Perché i francesi non si possono sposare. Ah, sì, esatto. Proprio questo gusto da provinciale, da meridionale, che c'è per le straniere. Grazie. Poi, scusa, posso dire una cosa? Dopo 9 settimane ti sei pure sembrato. No, 9 settimane e mezzo, come al film proprio. Solo che Mickey Rourke scopava nel primo e nel secondo tempo, pare anche nell'intervallo. Mentre per me... per me è rimasto un vago, vaghissimo ricordo. Senti, Betty, ti devo parlare però con calma, con piacere. Se sono corna non mi interessa. Ma perché devono essere corna? No, è una cosa personale, però un po' di civiltà, perché, sediamoci per piacere e parliamo. Niente, io... c'è una cosa che uno dice io, però non è che... c'è stata pure altra gente, non è che uno... Non ti capisco, Michela. Io? Ho... problemi, non è una cosa grave, no? Che... Capita. Senti, questo è Giulia, sì, me lo dici dopo il problemino, eh? Una stronzata, no? È... la fesseria, veramente. Oh, Angelo. Ehi, Monica, che fatti i capelli? No, niente, volevo cambiare look. Stai bene, però. Grazie. Lorenzo, dai. Pura Ceres, bravo. Amo la Ceres. Pure te? Eh sì, c'ha quel retrogusto un po'... Ti do una mano? Stai, stai. Bravo, gli uomini in cucina. Almeno servono a qualcosa, Giulia. La verità è che lui non... non mi accetta, capito? Non mi accetta come... come donna. Tu non sai, Angelo. Non sai che cosa vuol dire quando... quando vuoi bene una persona, no? Che poi lui lo sa benissimo che io gli voglio bene. E lui ti tratta come se... come se sbagliassi tutto, come se... come se non valessi niente. Già siamo a finire l'abbandono. Ma non è vero! Ma scusa, sta sempre ad insultarmi. Tutto quello che faccio è sbagliato, tutto quello che dico è sbagliato. Ma sei un maschilista. Sì, sono maschilista. Stronzo, Anche perché no, una cena. Resta, Angelo, guarda, vengo con te, veramente. Ho una cena. No, devi restare, Angelo, veramente. Ma sì, infatti, resta, così lo vedi anche tu quanto è stronzo il tuo amico. Scusa, ti pregherei di non insultarmi. Non ti sto insultando. Mi stai insultando? Non ti sto insultando, lo sto insultando? Stai insultando? Sì. Lo sto insultando? No. Mi stai insultando? Sì. Io non ti sto insultando, io cerco di vedere i fatti. Io cerco di essere carina con te perché ci provo e tu non mi capisci. Sì che ti capisco. La capisco. Ti capisci? Ma che? Ti capisco. Sto passando solo un momento un po' particolare della mia vita. Ma lo vedi? Che pensi soltanto a te, che sei un egoista. E allora io è come se non esistessi. Va bene, sono un egoista. Se ti fa piacere pensarla così, io sono un egoista, va bene? Pronto? Che c'è, mamma? Sempre così.
quando si deve parlare lui se ne va, capito? Se andava di nuovo a ricomprare il latte? Ma papà ha sempre piaciuto il latte. Uno stronzo, ecco che cos'è uno stronzo. Ma è una cosa di famiglia, mamma, ci piace a tutti il latte. Ma che vuol dire che nel frigo ci sono 6 cartoni? Ma non lo so, mamma, saranno scaduti. Ma questa volta lo lascio, ti giuro che lo lascio. Senti, mamma, ora un appuntamento, va bene? Ho una cena, magari ne parliamo quando tu... Non è vero che me ne frego, scusa. Lo vedi? Ma lo vedi che lo dice anche la madre, che è un me ne freghista, che è un egoista. Senti, mamma, ti prometto che parlo io con papà, va bene? Ma sì, dai, ma vedrai che ora torna. Va bene? Ciao. Ma io che ho fatto di male? Io voglio sapere che ho fatto di male. Io che ho fatto di male! Tu quante rotte scopi al giorno? Al giorno? Mi passi il vino per piacere? Al giorno? Al giorno. Una, due, tre. Al giorno? A settimana? A settimana? È male? No. Ognuno c'ha i suoi ritmi. Appunto, 3-4 volte a settimana mi passi il vino per piacere. Pure 5. Ah, 5. Bravo. Vabbè, ma che c'entra? Ma un rapporto mica è fatto solo di prestazioni fisiche, ci stanno pure altre cose. Tipo? È tipo l'affetto, il rispetto, l'amicizia. Ecco il vino. Ma non me la sento, Angelo, veramente. Non me la sento, ma che è una guerra? È una cena, non è? Ci divertiamo, siamo tra amici. Parli piano, per favore. Parlo piano, ma... Bravo, parlo piano. Magari non c'è. Chi non ci deve essere? Ma niente, un mio amico con cui Lorenzo non va troppo d'accordo. Poi una festa tranquilla. Io! Ma io non me la sento, vabbè, ma che vuol dire? Io vado! Ecco, vai! Io mi avvio, non è? Bravo. Ma aspetta, che è bravo! Non fai il cuore, scusa! Ciao. Ciao, piacere, Angelo. Betta. Ciao, Giulia. Come va? Bene, scusate, mi sono permessi di portare anche due amici. Lei è piacere, Monica. Lorenzo. Ciao, Giulia, piacere. Ciao. Lui è Lorenzo, mio caro amico. Ciao a tutti. Ciao. Ehi, Lorenzo. Ciao, amica Maggio. Come stai? Bene, grazie. Ma vi conoscete? Eh sì, lui è l'amico di Olga. Ciao, piacere. Piacere. Lei sta fuori per lavoro? Angelo. Però i fiori glieli abbiamo dati tutti. Grazie. Ragazzi, accomodate. Sì. Ragazzi, io sono mortificato, non ho paura che le orecchiette o le braciole non bastino per tutti. No, scendiamo noi a prendere qualcosa. Sì, no, andiamo, non ti preoccupare, veramente. Ma sei pazza, a casa mia ne esiste proprio. Scusate, telefoniamo a un cinese, no? Se per voi va bene integrare col cinese. Il cinese è ottimo, no? Certo, va benissimo, integriamo col cinese. Faccio io, voglio un po' di tutto. Ragazzi, levatevi i cappotti. Sì, sì. Poi magari iniziamo. Ma che mi fa brutte figure? No, non ti avevo detto di venire da solo. Ho incontrato Lorenzo, era depresso, che era? Pure quello era depresso. Poi te spiego, eh. Parlavamo di uomini. No, è che stavo pensando di adottare un 18enne. In che senso un 18enne? No, oddio, va bene pure di 20, non è. Non ci fare caso, sta passando un momento difficile. Un momento difficile, scusa. Ehi, venite a vedere, c'è stata una festa là, Madonna, mi sembra una mandria. Un gruppo di primitivi. Ecco, si distruggono la casa, Tu sei con qualcuno? Sto con Lorenzo. Ah, Lorenzo. Com'è? Dai, Betta, la conosci appena. Nel senso, com'è come persona? Che ci frega a noi com'è come persona? Volevamo sapere com'è a letto. No, sto scherzando, Lo prendete un po' di vino? Io potrei avere della birra? Subito. Ti piace la Ceres? Per me è uguale, grazie. Ma è interessante. No, non è interessante. No. È interessante. Everybody needs a little pain every once in a while, a little rain every once in a while, every once in a while. As light streaks through my window comes the end of my Luca. Ciao. Ciao. Ciao.
Michelangelo. Che ci faccio qui? No, sono qui per caso, ma ha portato Angelo. Ma chi è questo? Ciao Luca. Mio amico, fa un film in digitale. Ah, un film in digitale. Ha diritto a Dogma 95, il manifesto di Van Trier. Piacere, Gabriele. È bellissima questa casa. Piace? Carina questa, molto. E che film vuole fare? Un anno della sua vita. Ah, un anno della sua vita. Olga si apparecchia sempre bene. Sì, però ho visto tutto dal suo soggettivo. Certo. Ti dispiace se faccio una ripresa così per documentazione? Poi vuole superare il monopolio della distribuzione, fare un sito e distribuirlo su internet. Beh, deve essere uno a cui capita una cosa molto interessante. Sì, io lo trovo innovativo. Geniale. Sì, geniale. Scusa, fammi capire una cosa, adesso noi andiamo tutti su internet. Ehi. Lorenzo. Ma chi l'ha portata la ragazzina? Cosa, avanzi il regista, che ricchi zucca. Olga, ti giuro, io non lo sapevo, capito? Era l'ultima persona che avrei voluto vedere, tu lo sai. Certe cose si devono dire prima, va bene? Ti giuro che io non lo sapevo, a me mi ha invitato Gabriele. E però non capisco, cioè almeno potevi avvertirmi che c'era questa festa, no? Meno male che stava fuori per lavoro, eh? Guarda, io te l'ho detto, ci stava una cena, Olga. Sì, però dovevi dirmi che ci stava pure lui. Queste sono quel tipo di sorprese che alle donne piacciono. Sì, fidati, sì, che io le donne le conosco. Ma però rientrammo, che fa fritti, eh? Io vorrei sapere solo chi è sto Spielberg, capito? Deve essere uno che se la scopa. Queste sono le cose a cui non devi pensare. Rientriamo, eh? Ehi, tu ma non fai quella faccia. È capitato. Quello che non volevo capitasse, trovarmelo pure a casa. Cioè, capisci? Adesso io sono finito, anche nel suo filmino, capito? Hai vinto che non c'è. Però animo, animo. Scusate, ma oggi non è la festa degli innamorati? Capisco che non c'è molto da festeggiare, però mi piacerebbe se l'argomento della serata fosse... L'amore? Esatto, la verità sull'amore. Mi sembra un argomento un tantino impegnativo. Sì, l'amore. Dai, lo facciamo questo simposio, tipo gli antichi greci, no? Che mangiavano, parlavano... Ma gli antichi greci mica parlavano soltanto. E poi non erano Secondo tutti... Secondo me sarebbe carino provare a parlare dell'amore. Certo, un po' impegnativo tutti insieme, sono d'accordo. Oh, mi raccomando, tu sull'argomento state zitti. Se ti chiedono qualcosa... Sì, una cosa un po' forzata, capito? Tu non li Giulia, lo facciamo questo simposio? Perché no, dai. Ehi tu, biondina, guarda che ci interessa anche il parere dei più giovani, eh? Dai ragazzi, tutti seduti tipo falò sulla spiaggia, eh? Voi due, mi sembrate in binario, vi sedete? Beh, ma il problema è che qua praticamente nessuno si conosce. Ma meglio, no? La verità, ma chi te la dice la verità? Ma scusate, noi siamo pronti a dire la verità? Prontissime. Ma se non diciamo le altre verità, figurati sull'amore. Uno dovrebbe raccontare troppe cose della propria vita. Perché? Perché noi amiamo come ci hanno insegnato ad amare. Ammazza che botta di saggezza. Betta, io sto soltanto tentando di dire, eh? Zozzichina. No, grazie. Che così secondo me rischiamo di farci del male. Corriamo solo questo rischio. Ma perché corriamo questo rischio? Quindi significa che non ci diciamo tutto. Ma come fai a dirti tutto? Non c'è mica bisogno di dire tutto. Serve a niente. No, invece serve, perché se si parlasse ogni tanto, magari uno. Vabbè, potrebbe... vabbè, io ci sto. Perché dopo si gioca il gioco della bottiglia, eh? Perfetto! Allora, chi inizia? Ma scusate, perché invece di parlare non scriviamo quello che pensiamo su dei bigliettini e poi li leggiamo a casa? Perché? Beh, perché magari qualcuno non se la sente di parlare davanti a tutti, no? No, guarda, così è troppo lungo. Va bene, allora facciamo sorte con gli stecchini. L'ho finito gli stecchini, Giulia. Che ci dobbiamo fare questi stecchini? La verità è che uno dovrebbe dirsi le cose così, senza problemi. Bisognerebbe avere questo coraggio. Come se ci si confessasse. Come se? Stile anni 70, seduta di autocoscienza. Tipo gli alcolisti anonimi. No, ha detto bene Gabriele, una bella seduta di autocoscienza. Bene, sdraiatevi tutti che vi analizzo in gruppo. Perfetto, inizia Monica. Io? E perché io? Non lo so, ho deciso così. Non bere. No, dai, lascia la birra. Veramente, se per voi è lo stesso, io preferirei scrivere. È caduto? No, scusate, deve iniziare Elisabetta. E perché io? Ma come perché? Tu organizzi questi tragedi, guarda. Vabbè, non vuol dire che si crede con l'idea. Vedi che è difficile. Sasso e poi... Oh, ma esce del cervello rotto, sono dure che sono. Vabbè ragazzi, ma mangiamo, Vieni. Ma perché tu? Vieni, Tom. Dammelo. Aspetta un secondo, Ecco, potrebbe iniziare lui. Perfetto. Ma inizia a fa che io? E resta con noi? No, non posso, c'ho da lavorare io, mi aspettano. Ma non vuoi parlare dell'amore? Parla di che? Dell'amore. A parlare dell'amore? Ma magari dove sarei fatti? Io non ho lavorato. Beh, 5 minuti puoi restare. No, dai. Non posso restare perché al principale io ho detto che tornavo subito. Dai, 2 minuti, veramente. No, pagatemi che me ne vado. Col principale ci parlo io, dai, vieni. Sì, ci parli te col principale. Sta seduto, tranquillo. Ma che è sta casa, una tavolozza? Allora, dai, parlaci dell'amore. Ma che davvero? La tua prima esperienza. La prima che? La tua prima esperienza. Chi sei, da dove vieni, il tuo curriculum, il tuo background. Come hai detto che ti chiami? Pechino. Eh?
Pechino. Cioè Mauro, per amici Pechino. Ah, per gli amici. Senti, di che quartiere sei? Oh, ma che te scrudi? Ma che sei, Maria De Filippi? No, no. Oh, ma che sta a fare, televisione? No, no. No, no, non voglio essere utilizzato dai media, No, ma quali media? No, no, me ne vado, attenzione. No, no, tranquillo. Che Pechino, noi siamo tre amici, stiamo parlando dell'amore. Volevamo sapere che cosa ne pensi, tutto qua. Pechino, sei mai stato innamorato? Io c'ho solo un amore. Oh, lo vedete che c'è ancora qualcuno? A Roma. Oh, lo vedi quanto è saggio il Pechino? Anche perché con lei non è come la mia ragazza che insomma lo sa. Io ogni domenica so dove trovarla. Vedo che il livello della conversazione si sta alzando. Olga, fa la snob. Perché? Anche quello è un amore. Tu quanti anni hai? 20. Ah, la voce dell'innocenza. Pensavo che eri un pochino... No, scusa. Troppo. No. Che senso? No, guarda, forse non è il caso. Perché? Scusa. Vabbè, io metterei la telecamera in bagno, ragazzi. Chi vuole entra, fa una piccola performance. Poi mi raccomando, spegne, sennò la batteria va troppo giù. Dov'è il bagno? Stai qua. Se non ti dispiace faccio prima una piccola performance io. Olga. Che c'è? Senti, ti devo dire che a me dispiace di quello che è successo oggi, però non so che mi ha preso. Lascia stare, è meglio che non ne parliamo. Stai con quel Kubrick? Con chi? Come si chiama? Con Luca? Si chiama Luca? Allora, prima di tutto sono cose che non ti riguardano. Comunque, no, è solo un amico. Dai, andiamo di là. Ti prego, baciami. Dai, fammi uscire. Prima mi bacio e poi ti faccio uscire. Dai, levati. Ma che ti costa? Ma perché vuoi che ti dia un bacio? Perché ho bisogno di sentirti vicina. Un bacio solo, che ti costa? Ma sei proprio un ragazzino, ma a che serve? Serve. Mi fa sentire bene. Ma perché fai così? Lo vedi allora che sei aggressivo? Guarda, io non lo so, io ho l'impressione che tu hai un'immagine di me in cui io non mi riconosco. Non è colpa mia se tu ti comporti così. Vabbè, forse sarò anche in un altro modo, no? Allora diciamo che a me sembri così. Che fai, rimani qua? Io vado di là. Ma sì, va dal tuo Fellini, ma digli però che io in quel cazzo di filmino non ci voglio stare. Certo, se le cose non ti riguardano. Lo vedi come sei, non vuoi neanche aiutare una produzione indipendente. Una produzione indipendente? Va di là che è meglio, va. Tanto lo so, siete tutti uguali. No, vedi Lorenzo, non è vero che siamo tutti uguali. Io forse sono anche peggio delle altre, però sono diversa. Lo so, però poi è il principale. Ma che te ne fotte lui principale? Ragazzi, le orecchiette col sugo delle braciole sono pronte, eh? Chi vuole il cinese sta là sul tavolo. Ma che non fa niente, eh? Fate voi, fate voi. Il chef è un altro, I don't like anything, babe, without you. Yes, I do, I feel when I don't see your smile. Everything that I do is simply not my style. And I'm all dressed up and nothing to do. I don't like anything, babe, without you. In the early morning when I... Che me dai baci in bocca? Eh? È così per fare una mattata. E si imbazzì. Giulia, assaggio, dici. Ma c'è la carne? Eh sì, cioè, dentro no, il sugo è fatto con le braciole, sì. Ah, no, grazie, la carne la mangio. Ah, però che sta solo la carne? Sono vegetariana da 6 mesi. Mi dispiace. Buonissimo. Scusa. Permetti. Il collo bellissimo, complimenti. Grazie. Perché non passi a studio, ti faccio due scatti. Perché la carne sì e il pomodoro no, per esempio. Per il pomodoro mica è un essere vivente. Ma come non è un essere vivente, scusa? Il pomodoro ha una sua vita, quello nasce, matura. Cioè, diventa passata. Ciao. Ciao.
ci siamo ancora presentati noi. No. Io sono Monica. Olga. Dei radicchi. Il radicchio? Ma perché nessuno difende il povero radicchio? Ma non lo so, guarda. Scusa, c'è un condono, mordo una carota. Mica fa bene. Hai un bellissimo taglio di capelli. Grazie. E io sto con Lorenzo. Siamo soci. Sì, me l'aveva detto che avevo una socia. Ah sì, ti ha parlato di me. Voi quant'è che vi conoscete? Ma sarà qualche mese. Una bella persona, no? Un sacco di qualità. Forse a volte un po', ecco, un po' aggressiva. Molto. Infatti, molto. Ciao. Ma che ci sta a fare mezzo che ti stai scoppiando io? Se non volevo andare. Cioè, mannamo, se ne vuoi, ti porta al localetto, un pub. Lo conosci il California? Oh, il California, guarda, è aperto. Vuoi? No, grazie. Sta casa? Strana, eh? Pare un museo. A me fa pure un po' paura. Dammi retta, andiamosene. Sta casa puzza. Io ci sono già stato in questa casa. Secoli fa. C'è un'energia strana. C'è aria di sesso in questa casa. Io mi ricordo quattro ragazze e una chitarra, un pianoforte sulla spalla. Come vini di Roma, la vita non li spezza, ma questa notte ancora nostra. Quando vorrei segnalare i miei occhiali a farsi sposare dagli avvocati, le bombe di lei fanno male, forse è il giorno che muore, è solo il giorno che muore. Un po' di Napoli. Un po' di Capri. Un twist. Sì, bravo. Dai, facci vedere il film. E dai, vogliamo vedere il film. Io veramente però adesso dovrei andare via. Eh no, se mi pagate. E dai, resta, vedi il film e poi te la faccio. Però ragazzi, cioè, non so se il caso. Non è la situazione adatta. Ma stai scherzando, non è stato piacere. E dai, Luca, faglielo vedere, no? Che ci fa vedere? Un film che c'è. Certo, è una cosa un po' d'impatto, un po' forte. Sapete che è andato anche al Festival di Cannes. Ecco, vi posso chiedere solo una cortesia, ecco, se possiamo stare un minuto in silenzio e attenti. Now's the time to stand up and shout. Everybody's doing it's all gonna. It's time to party, it's you and me. So come on down. It's time to party.
niente, pari, 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 pari. Ma è veramente una mattata. Ti è piaciuto? Bellissimo. Beh, mi fa piacere, insomma, è ovvio che è una provocazione, no? Beh, sì. Meno male che c'è qualcuno che c'ha il coraggio, eh. No, dico, una bella provocazione ogni tanto. Mi domando, però, chissà il cast, i provini che hai fatto. Ma dai, girato? Cioè, non ho capito, va in concorso a Cannes? Già si vede che è un regista con gli altri voti, eh? Beh, sì, effettivamente anche il film era abbastanza... Cioè, era... Come dire... Cioè, era pregno, capisci? Pensa che ho la distribuzione su internet assicurata. Ah, beh, straordinario. Ti ringrazio. Con tutte le ragazze siamo tremendi! Con tutte le ragazze siamo tremendi! Ragazze, sono tremendo! Braccio quando voglio, ma poi le riprendo. Nessuna mi desiste. Vieni, Pechi. Ti piacerebbe uscire con qualche giocatore della Roma? Magari. Qualche amica mia? Ma che stai davvero? E certo, che sto di per finta. Lo sai che molti giocatori di calcio sono omosessuali? Eh? E molti sono gay. Ma che sto di io? Ma che pure quelli da Roma? Vado un attimo al bagno. Guarda, lascia perdere, eh. Hai visto? No, veramente, lascia perdere. Hai visto? E poi parli te, guarda, fammi il favore, eh. Tu e quella troia della cinese. Che c'entra con la cinese? Ah, perché voi non lo sapete, ma oggi Michelangelo ha conosciuto una cinese. Ah, e dove l'hai conosciuta questa cinese? No, è giapponese, ma no, niente, ragazzi. Però secondo me la bellezza esotica... E dai, diglielo, no? Non lo so, aspetta, veramente. Ma scusa, diglielo pure a loro, che problema c'è? L'ho conosciuta per strada. Oh, la troia cinese se l'è rimorchiato per strada. Strano, ma erano tutte timide i cinesi. E questa è una troia invece, capito? Oh, sei gelosa, ti ho pizzicato. Io? Figurati. Però, Betta, se reagisci così, bisogna essere superiori. È facile essere superiori se uno sta dall'altra parte. Che hai detto? No, parlava con me. Cioè che è facile a volte essere pure il superiore. Diglielo, no? No, è che la cinese ha anche dei poteri, eh? Dei poteri? Sì, sì, dei poteri. Vede futuro. Vede il futuro. Vede il materasso, vede. Ma dove l'hai trovata sta cinese? È giapponese. Attenzione, perché si sono dati pure un appuntamento, eh? Ma sono tatti che sei cinese, allora. Ma no, è lei che mi ha detto se verso mezzanotte e mezzo passavo in un locale, niente di... Sono le 12:15. Ah, e non ci vai? No, io non le ho detto che ci sarei passato. Per... Eh sì, ma tu le hai detto che forse saresti forse andato. Forse, non significa che uno... Dai, adesso non litigate, però. Ma chi litiga, Giulia? Dico soltanto che secondo me è giusto che lui vada. Cioè, tu vuoi che io vada? Certo. Ma perché? Ma a te piacerebbe andare? No, non è così importante. Ero solo curioso di conoscere. Ma se sei curioso, vai! Senti, io sto semplicemente guarda, dicendo... Guarda, per me non c'è problema, vai! Eh? Tu vuoi che io vada? Sì. Se io resto o vado, per te è la stessa cosa. Eh? Vabbè. Allora vado. Lo vedi? No, lo vedi che sotto sotto volevi andare? No, Michelangelo, io non voglio che a te restino dubbi. Ma vi immaginate questo se sveglia una mattina e mi fa perché io quella sera potevo uscire con la troia cinese? Baci, guarda, vai. Vai, vai, veramente. Di soltanto una parola e io sarò salvato. Ma che parola devo dire, Michelà? Di resta. E io non me ne vado. Vai, è più breve che dire resta. Oh, raga, se volete ci vado io a sta cinese. Armela è carina. Molto. Molto. È anche molto carina. Sei gelosa? No, no, sono contenta per te. Che ora sono, scusate? Ma sono fatti 12:20, stai in ritardo, se vuoi vai via e l'avviso. Veramente me l'ho prenotato io, eh. Dove vai? Esco. Ma dai, devi restare, no? Ma perché, scusa, se lui vuole andarsene? Ma no che non se ne vuole andare, scusa, ma come fai a non capirlo? Dai, resta, che facciamo noi qua, scusa? Scusa? Portala qui, no? E tanto loro adesso se ne vanno, io vado a dormire. Sì, credo proprio che la porterò qua. Scusate, ma perché fate così? Digli di restare. Ti prego, digli di restare. Resta, Michelangelo, te lo chiedo io. Non è vero che vai, è più breve di dire resta.
ritornerà. Lo so che lo farà. Ma che, se ne andava davvero? Scusa, tu l'hai provocato. Ho capito, ma io mica pensavo che, cioè, prendeva e se ne andava, Però tu l'hai provocato. Cioè, ma perché adesso è colpa mia? E che è colpa mia? In ogni caso si capisce che ti ama. Meno male che si capisce. Secondo me la porta qua. Ma escluso. Quello resta fuori tutta la notte. Ma no, dai, andranno a fare una passeggiata. Sì, vanno a raccogliere margherite, Giulia. Secondo me se la scopa. Lo scopa, mi pare eccessivo. Lorenzo, tu che pensi? Io penso che tu sei una stronza. Sì, perché non si può giocare così con i sentimenti degli altri, capito? Perché quel povero Cristo ti aveva pregato di dirgli di restare. No, 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 guarda che lui se ne voleva andare. Ma no che non se ne voleva andare, scusa, ma come hai fatto a non capirlo? La sua era una chiara richiesta d'amore che tu non hai capito, che tu non hai voluto capire. Scusa, effettivamente lui l'appuntamento l'aveva preso. Scusa, ma chi se ne frega l'appuntamento? Questo è chiaro a tutti quanti, che lui voleva sentirsi dire ti amo. Cioè, vabbè, ce la stai fuori. Ma non ti credi, cretina. Lui voleva sentirsi dire ti amo, mentre tu per giocare, capisci, per giocare, perché gli uomini sono così, capisci, non capiscono mai che chi ti ama è vicino a te. Allora hanno sempre voglia di guardarsi altrove, di farsi del male. E tutto questo è pazzesco. Hai capito? Tutto questo è pazzesco. E io mi chiedo perché. E io mi chiedo perché siamo così. Lorenzo. Ma questo è pazzo. Scusatelo, è un periodo un po' particolare. Mangia male. Mangia male, mangia. Gabriele. So che non è il momento, scusami, però stavo pensando. Metti che dovessero arrivare i contributi del finanziamento, sai, alle volte. Qual era quella legge che tutela i proprietari del riviere dell'aliquota, ma parla? Ma che si pazza? Angelo, è da quando avevo 14 anni che volevo farlo. Ma che cosa? Angelo, io posso fare un pompino, Sono bravissimo, sai? Chi ama ha sempre un po' più ragione. Non lo leggere ora, dai. Perché si mette veramente in gioco in questo miracolo che è la vita. Per favore, Lorenzo, non lo leggere ora. Perché? È bello. Senti, Monica, io in questo momento mi sento... Cioè, io non voglio farti del male, però io in questo momento è come... Come se la mia testa è stata da un'altra parte, capito? Io non lo so più come mi sento. Io vorrei lavorare con te, però non so, forse. Forse. Forse ci vuole tempo. Quattordici anni lo conosco. Bravo, è bravissimo. Sta a casa, sono convinto che sta a casa. Non è possibile, capito? Ma tu sei carina, però. Molto carina. Senti, ma perché non ce ne andiamo? Siamo a fare dei passi, che stiamo a fare? Che dici? Ma non esistono donne impossibili. Tutte hanno un punto debole. Basta scoprirlo.
e saper aspettare. Le donne si dividono in due categorie: ex fidanzate e future fidanzate. Sono 4 anni che non vedo mia madre. Forse è meglio che ce ne andiamo. Non ti preoccupare, saranno andati solo per parlare. Camera da letto. Sì, Elisabetta, forse è meglio che andiamo, in effetti è un po' tardino. Poi che? Non ho capito, tu non parli in camera da letto. Giulia. Rimani. Guarda, sono sicuro che stanno solo parlando. Secondo me ho capito, Angelo, ho capito. Anche perché ho capito il tipo, non lo farebbe mai qua, poi davanti a te. Che c'è, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Che c'hanno quelli? Non si fermano mai. Boh. Penseranno che è Capodanno. Questo è Michelangelo, eh? Ragazzi, mi raccomando, facciamo finta di niente. Non parliamo di lui. Vaghi. Vaghi. Che ti ricordi tra due domeniche dove gioca la Roma? Tra due domeniche la Roma... Prego. Bello. Ti piace? Sì. Prego. Oh, come va? Ragazzi, state ancora tutti in piedi? Siete matti? Io pensavo che ve ne eravate andati. Invece no. Volevamo vedere se tornavi. Quindi dobbiamo aspettare. Avete fatto male. Vuoi dare la giacca? Ah, sì. Ma non me l'avevo detto dei fai vaghi, eh? Comunque, lei è Midori, eh? Ah, Midori? Come verdi? Colori? Ah, verdi? Speranza non si perde. Ah, sì, stalonzata. Dove siete stati di bello? Sono stati in un locale. Ah! Ci siamo divertiti. Bravo. Giulia, vado a dormire. Sono stanca. Ma non puoi andartene proprio adesso. Ma noi che facciamo, scusa? No, ma voi rimanete, eh? No, non vi preoccupate, veramente. State. E voi? In tua assenza c'è stato un Toto Michelangelo. Cioè? Poi ti spiego. Ma tu sei cinese? Io giapponese. Ah, giapponese? Sì. È vero.
Vuoi qualcosa da bere? Ah sì, può avere birra. Cosa? Cioè, volete la birra? La birra? Sì. Ah, noi abbiamo solo birra. Ci piace molto la birra, ma non quella cinese. A noi piace molto la cinese. Do you like this place? Oh, molto bello. Insomma, sì. L'ho fatta io. Su vizioni, fuori dalla terrazza, e rientriamo, fa troppo freddo, eh. Meno male che parlavano solo, eh. Vabbè, loro avranno un sacco di cose da dirsi, magari. Senti, Angelo, io lo so che mi sei amico e che mi vuoi bene, però un amico, sei veramente un amico, ti devi dire le cose come stanno, va bene? Mi sa che stanno scopando, però. Lorenzo, come va? Beh, diciamo che potrebbe andare meglio, eh. Vuoi una birra? Ma sì, facciamoci una birra, va. Allora? Devi dare una bella mazzata colta, eh. Io? No. Allora mettiti seduto, va. Non mi piace, siediti. Dici che siede? No. Appena. Ma tu pensavi che ci avresti trovato tutti qua? No, io veramente speravo di no. Allora perché sei venuto? Ma gli sto betta. Ma tu quando sei uscito con lei, no? Poi pensavi che ci avresti... Perché no? Che non mandava. Vabbè, allora perché ci sei uscito? Cioè un po' mandavo, però... Non posso, quindi... Per Elisabetta? Anche poi perché c'ho un problemino ai testicoli. Come? Come c'hai un problemino ai testicoli? Ma è grave? È gravissimo. Come è gravissimo? Stai scherzando? Eh? Michelangelo? Stai scherzando? Eh? Sì, sto scherzando. Sai che giorno sono nato io? L'8 dicembre. È il giorno di Immacolata, capito? La Madonna Nera. Non è un giorno iellato. È un giorno magico. Però la verità, secondo me, è che gli uomini hanno paura di essere felici. Ma perché? Perché? Hai capito? Questa è una bella domanda. Lo so. Oh, io vedo tu ha molta fortuna. Sì? Sì. Ma come fai? E ci avrà banchetta a Piazza Navona. Tu porta a buon fine tuo progetto lavoro. Buon fine, progetto sì. Lavoro? Veramente? Sì. Lorenzo? Lore, il contributo viene erogato, eh? E beh, siete, mi do. Vuoi leggere la mano anche al mio amico Lorenzo? Mi hai allenato comodino. Lorenzo, fatti leggere la mano. Lascia perdere, veramente, Angelo. Ma come lascia perdere? Non lo fa pregare. Andiamo, eh. È gratis. Ma che ne frega, mica è gratis. Fidati, vieni. Lui è Lorenzo, un mio caro amico. Lorenzo? Sì. Ah, mano sinistra. Solo cose belle, mi raccomando. Ah, tu non vedi niente davanti a te? Sushi sugli occhi. Tu vedi solo una donna. Ui, che c'ha zecca. Ah, però... Questa donna stare con uno alto. Ciao, verda. Alto? Ma da dove vedi che questo è uno alto? No, alto, alto. Io ho detto. Solo che io vuole sapere da te come tu vedele che questo è uno alto. Tu come cazzo fai a vederlo dalla mano? Ehi, vedi? Non sta dicendo che sta con uno alto. Sta dicendo soltanto che sta con un altro. Uno alto, sì. Un'altra persona, capito? Sì, uno alto. Guarda un po' la mano mia. Dimmi se la mia ragazza sta con uno alto. La mano sinistra? Sì. Sì. Ah,
Tua ragazza. Oh, che c'ha mi ragazza? Stale con uno alto. Pure lei. Ma che facciamo? Parliamo tutti così. E siamo solo Italia con la grande Cina. Ma come stare con uno alto? Vabbè, per chi? Ogni tanto si sbaglia pure, mica che. E sarà scoppiata un'epidemia. Ma come stare con uno alto? Chi è? Che fa? Come si chiama? Da quando? Ma che è il 12? Da molto. Ma come da molto? Io ci sto da un anno. Circa un anno, sì. Vabbè, ma grazie, te l'ho detto io. Tua ragazza ha nome? Sara? Tacci, però come ci coglie? Ma magari è un caso, dai. Ma sì, è un caso. Oh, ma un caso di che, io? Oh, questa ha detto il nome. Questa ci ha preso proprio. Poche fortuna. Ma quale fortuna? Non è vero. Hai capito la mia ragazza? Esco con le amiche, esco. Sì, ma mo io faccio vedere, io faccio vedere. Non ci posso credere. E va per chi? Non te la prendere così, ma come si dice, tu sei sportivo, no? Sei giovane. Il segreto è non pensarci, capito? Non dire che stai a cagare. Guarda come si divertono quei ragazzi là sopra. Come sono lascivi. Guarda. Ecco, adesso non lascio un lume. Eccolo. Ehi, è una cosa che. Ha caffanato caffè, va. Rifletti. Non sbagliato. Sì, ma tu sei giovane. Sì, sono giovane. Questa sta le con uno alto, capito? Vatti affidare, va. Tra due domeniche la Roma gioca con il Parma. Eh? Gioca col Parma. Tu ci vai? Ah, sì, certo. Che ci vado. E tu? Ma non lo so. E tu? Ma come cazzo parla? Continuate pure. Sayonara. Oh, ma che sei? Portata in camera da letto davanti a tutti? Sì, mi sa proprio che sarei portata in camera da letto. Ma dai, magari staranno solo parlando. Sì, perché questa è la casa dove nelle camere da letto si parla. Raga, qua sei quattro passate, ma che fate sempre così voi? Giulia, che dici, ce ne andiamo? Eh sì, andiamo, se ne dà che è tardi. No, cioè, vi prego, state scherzando? Cioè, mica me ne volete andare proprio adesso? Betta, veramente, noi dobbiamo andare. Pechino, ti prego, resta almeno tu. Ho capito, ma è tutta la notte che va avanti sta storia. Io me ne devo andare. Make me dream a dream a soul. Sing me a lullaby. Close your eyes and lose control. Do you think I'm gonna stay? Sing me a lullaby. Take my hand, we'll run away. Should I live or die? Give me a sign we need to change. Sing me a lullaby. Well, I never wanna be lonely, 'cause
Rimangono chiuse in casa e sbattono contro il vetro di una finestra per uscire. E continuano così a picchiare contro i vetri, incapaci di capire che un vetro è trasparente e non può essere attraversato. Ma un pezzo di cornetto? Eh? Un pezzo di cornetto? Sì, sì, grazie. Secondo me l'amore è come una bicicletta. Una bicicletta? E io penso che ognuno di noi dovrebbe cercare di essere come una ruota. Una ruota che gira. Beh, magari una ruota sola va un po' pianino, però gira, gira, capisci? Credo. E poi magari nella vita ci chiede di incontrare qualcuno che ci piace veramente. Allora le ruote diventano due e facciamo una bicicletta. E va un po' più veloce di una ruota sola. Ma tu quanti anni hai? 20. Sei amica di Luca? No. Di Olga? Mm? Come mai sei capitata la cena? Perché ho sbagliato, dovevo andare all'altra festa. No. Cioè, devi andare dai pazzi a scalare? Sì. Sì. Ma scusa, perché sei rimasta da noi? Perché mi divertivate. Ti divertiamo. Siete buffi. Buffi? Mm-hmm. Po'. Po'. Tu come hai detto che ti chiami, scusa? Non l'ho mai detto. Come ti chiami? Gisella. Che c'è? Gisella. A me non puoi resistere. Gabriele è un uomo meraviglioso, anche se ormai dovrei sapere che non è esattamente così. Credo che ci sposeremo in giugno. Lui se c'ha bisogno di qualcuno, non so, un psichiatra, qualcuno, non ci sto a capire più niente. Sarà assolutamente necessario concepirla in gennaio se vogliamo che nasca Bilancia, quindi in ottobre. Ho letto da qualche parte che Bilancia è il segno migliore per le bambine. Perché se nasce maschio, io lo affogo. Io lo so, a proposito, c'è stato un deficiente qua di fuori, mi ha detto che i giocatori da Roma sono tutti froci. Cioè, ma come cazzo si fa a pensare a una cosa del genere? Cioè, i giocatori da Roma poi, sono tutti negri. Cioè, è proprio lo spreco proprio. Vorrei qualcuno che mi insegnasse ad amare. L'analista non ci è riuscito. Io non mi amo. Cioè, e se non mi amo, scusate, me lo spiegate voi, se io non mi amo, ma come faccio ad amare qualcun altro? L'amore all'inizio va tutto bene, no? Mangiate le stesse cose, i viaggi, i weekend, gli stessi posti, le stesse cose, gli stessi film. E al che lei si avvicina e ti fa, ma come hai fatto a sapere che avevo bisogno di tutto questo? Perché siete tutte uguali. È difficile spiegare.
L'amore è l'amore e basta. L'amore è fare un viaggio dimenticandosi i bagagli. Vengono così. Oh, solo solo, pare già una festa. Che belle cose na giornate sole. Ma na tu sola, più bello in è. www.luca.com. Così e dici di no abitualmente, però a me non puoi resistere, la cosa è sicura, sì sì è sicura, è solo questione di tempo. Grazie, grazie. L'orchestra, l'orchestra. Lui freme. Dobbiamo fare una napoletana, maestro. A gentile richiesta. Sì, sì.